Salve onorevoli, siamo qui su God of 3, un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati che avevamo ucciso Mufasa, sconfitto Mufasa nell'arena. E ora, da veri campioni, continuiamo a bere acqua dal catino, come lo chiama. Ma in realtà è un barile d'acqua, mi riferivo alla fontana da cui abbiamo bevuto prima. No, prima, negli scorsi episodi. Vediamo se Mufasa però ci dice qualcosa ora che è stato sconfitto. Chissà, si alza il segno di rispetto. And his dominion Right will here in the come. arena of Bakarish, the And then impossible those who became have borne reality. his wrath Mufasa the shall Savage forever has live. been So defeated. pay with your Here stands the gold, victor. and he you has come shall to get his pay with gold. your But blood. of course, Vanquisher vanquisher knows of Mufasa. no mercy. I told There is you no I would pity make you for the rich. weak, only pain and death. But those among Fine. you who do good business Proviamo a must parlare pay con their Mufasa. tribute. Since that For business what with the you steal trolls, gold, animal fights the have been face of forbidden in the Beliax, the arena. professor of Trolls? wrath. Yeah. Yes. It His was wrath Amal's will end. idea. It He is wanted truly to make things more then, with your spectacular. It prayers was they quite a will spectacle, all unfold. right, Only but we not blood exactly the way mm-hmm. he can appease imagined. his wrath. We He can talk trusted later. you. I am Ahmed, Ahmed of Altres. You know a thing or two about English. weapons? I am master of various fighting styles. You If you have some gold, I can teach you. Are his people, the No, grazie. We are the chosen people. Wealth for us. Bene, per quanto riguarda i guerrieri del tempio. Right. Now what about the temple fighters? Those aren't just any old fighters. Oh no. One of them was the gatekeeper of Ishtar. And the other used to hunt nomads all over the desert. Both have earned this job in Bakarish and struck down more opponents than all barbarians combined. Never mind. You know what I want. Who do good business must pay their tribute. Interessante. For what use is your gold? In the face of Beliax, Preferisco pensarci sopra, però. Momento. Rieccoci, signori. Allora, parliamo con Hernando, no? Perché a telecamere spente ho provato a fare l'incontro. E andremo a combattere contro i due guerrieri del Tempio che sono qua. Stai un attimo zitto. Andiamo a combattere contro i due guerrieri del Tempio che per ora per noi sono inaffrontabili. Come combattere contro due Mufasa? Fatto ciò, parliamo con il nostro amichetto. Puoi insegnarmi qualcosa Can you ora? Teach me now? You have served the city well, son of the Hashishin. I am willing to let you partake of my wisdom. Insegnami qualcosa sull'antica magia. Teach me something about ancient magic. No. E allora mi lascerai entrare nel tempio? So what about it? Will you let me enter the temple? You have served the city of Bakarish well. You now have access to the temple. We are the chosen Bene. people. Wealth for Ora parliamo us. con il nostro amichetto. Dominion for Beliar and his Mi manda Amul, ora lasciami passare. Amul sent me. Now let me throw. Of course. So pay okay. with your gold, else you shall pay with your blood. Beliar knows no Comincia a tirare un po' le no tuoie il gioco, sbaglio. Allora, vediamo di entrare qui nel mitico tempo di Beli, che poi una spolverata gliela potevano dare, ci tengono così tanto, ma ecco. Qui sta lo schiavo. Murak. It's better if we don't talk to each other. It's better. Ok. Lui è un semplice combattente, quello è una bellissima coppa d'oro. Quello è un forziere di metallo. Allora, vediamo cosa c'è di bello, di importante da fare. Quello credo sia il vero e proprio tempio. Quindi io direi, voglio prima esplorare la zona. Un attimo, quantomeno per capire dove sono le cose da rubare, le cose da lasciare, eccetera, eccetera. Quindi di qui si sale. No. Mi sono perso. Questo non era nei piani. Una stanza alla volta. Fuori è morto qualcuno. Ok, questa è la stanza di prima. Se io scendo... trovo un qualcosa di idilliaco.
magneti di tutto ciò si può raccogliere. E questo mi rende una persona molto triste. Gioiello. Sì, ma effettivamente niente che valga la pena di rischiare il collo per rubare. Beh, qui il collo ce lo rischio e come. Tavoletta di pietra. There's nothing new here. Ma vaffanculo, va. E signori, salvo, no, siamo, abbiamo salvato fuori. Quindi se io mi chino leggermente e prendo qui un po'. Qui, anche se la pietra del teletrasporto già l'abbiamo presa. Forziere robusto di metallo. E nei forzieri si trovano le peggio cazzate, dicevo. Gioiello. Coppa d'oro. Ora mi sento che appena usciremo. Ehi, tu stai rubando, bla bla bla. Stop! Some valuable things have gone missing here. Do you know anything about that? No. We're watching you. Ok. Cioè siamo scampata bene, dai. Quindi siamo andati alla tesoreria, abbiamo fatto una gran... Quanto è monta il nostro patrimonio? 50.000. Non è tantissimo, basta comprare l'armatura media, cioè l'armatura pesante dei cavalieri dei ribelli e tutti i nostri soldi sfumano. Forziere. Tanti piccoli forzieri che scommetto non servono una beata minchia. Qui in fondo troveremo un altro forziere, appunto. Ma ripeto, niente di cui valga il collo prendere, niente di cui valga il nostro collo. Quindi qui sopra so che vi sta venendo il mal di testa, ma pure a me mi sta venendo il mal di testa. Niente di importante da prendere. Quindi ora di qui prendiamo la via principale, questo piccolo pontile, e vediamo dove arriviamo. Questo dovrebbe essere il vero e proprio tempio di Beliar. Gargoyle, li posso spingere. E poi questi gargoyle, se ci fate caso, sono quelli che stanno mentre carichiamo una partita, compaiono questi gargoyle per un piccolo frame. Allora, Sigmor. But those who met Beliar's wrathful gaze never again found peace. How did you get in here? Amul said it was all right. Amul? Amul is old. He would let anyone who jingles a few coins into the temple. Puoi insegnarmi qualcosa? Can you teach me something? You ask that I share my art, our gift, our power with you? Black magic is the highest form of the faith of Beliar. There's no reason why I should share it with you. Hai del lavoro per me? Do you have work for me? What? What have I done that you disturb me? If you are looking for work, go out into the desert and kill nomads. And now, delay me no longer. Ah, fra l'altro, conosci Aldo? Ah, by the way, do you know Aldo? Aldo? The merchant Aldo? What about him? I think very highly of him. He sends his regards, and he is a good man. I see. He asked you to say that. But what is your opinion of him? Is he a good man or not? È a posto. He's all right. Fine. If you say so. He may continue to enjoy our favor. Puoi insegnarmi ora? Can you teach me now? What? Do you think you can buy the power of Beliar? Well, actually, yes. Oh, son of many coins. You really have not been with us for very long. But you have grasped a few fundamentals. Very well. I will teach you. But do not think that it will be fun. It requires the utmost concentration. Quanto sei prevedibile? You are not ready, fratello. 140, praticamente lui ci fa diventare un mago nero. Ma quanto cazzo sei prevedibile, fratello mio? E questo sarebbe il coso di Beliar.
è fatto malissimo. Ma non credo c'è bisogno che te lo dica io. In ogni caso, ah, qui c'è un'altra stanzetta. Ma mi sa che questo è il vero tempio di Beliar. Io dicevo veramente, che cazzo, dai, sono rimasto veramente male. Ora non puoi passare. Ah no. Ma queste che sono? E comunque, hai capito i sacerdoti come si divertono? Questa è la versione del coso di Beliar, sono un po' più in grande. I am not ready for that. Ah, non sono pronto per questo, direttamente. Non credo si avevano fatti i nuovi gargoyle, però queste statue qui sì. A long road lies behind you, pilgrim. I hope I haven't come in vain. As long as your intentions benefit our community, no road is ever in vain. Quite the contrary. We reward everyone who works for us. With gold, with fame, and with the knowledge of dark magic. That sounds pretty good. Com'è la mia reputazione? How is my reputation with your group? There's no question that you have made efforts on our behalf, but many strangers have come to our land. Some come as our guests, others as our enemies. They kill our people and steal our gold. Recently, that happened right outside our city. The oasis was plundered. Cosa puoi insegnarmi? What can you teach me? I will teach you the art of dark magic. Insegnami qualcosa sull'antica magia. Teach me something about ancient magic. Che poi abbiamo pagato quello stronzo quando lui poteva andare semplicemente da lui, ma va bene. In cui abbiamo capito che i maghi se la spassano alla grande. L'altare di Beliar non siamo ancora pronti. E qui finisce il grande tempio, nella bellezza di 12 minuti. Abbiamo esplorato tutto il grande tempio. Quindi, ah, uno è al tempio e uno è a Bacharesh proprio allora. Quindi uno è a Bacharesh e l'altro è il tempio di Bacharesh. Perché non mi fa più usare le cose? Devo per forza metterlo qui, 8. Mi permetta, ma che due coglioni. Un coccodrillo. Ho sempre voluto una borsa di coccodrillo. Leggermente più sopra. E leggermente mi sono rotto i coglioni, dai. Come fai a non prenderlo? Questo mi sa che le frecce non riescono a colpirlo. Ah, ecco, una freccia... come corre veloce? Sono anche belli tosti, eh? Altro che. Un semplice pontile. Che però suscita la mia curiosità questa grande isola qui con il serpente. Quindi signori, io ci vado a... anche perché sta anche una torretta. Una di quelle torrette dei cosi, come si chiamano? Dei Ashishin. Signori, ci vediamo sulla costa direttamente. Rieccoci signori, allora non ricordo cosa stavo facendo prima. Comunque stavo facendo qualcosa e ho interrotto. Ah sì, stavo esplorando l'isola, ora ricordo. Nell'isola sì, qui proprio alla punta c'è un sommo sacerdote. Non morto, quindi ho alcuni problemi a ucciderlo e sono andato via. Ora sono venuto qui, ho trovato la zona costellata, sono sempre da questo passaggio, la zona qui è costellata di predatori, ne ho uccisi veramente tanti, 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 cioè 40 artigli
e 20 pelli, signori miei, è tanto. E stavo esplorando questa grotta perché, diciamo, l'ho trovata per puro... No, c'è il sentiero, ma per puro caso ci sono entrato perché mi stavano inseguendo i predatori e sono arrivato fin qui perché ho ucciso l'ultimo predatore. Ora, qual è il punto della situazione? Semplice, ho trovato una cosa molto interessante che si trova dietro di me. Non mi stavo muovendo perché stavo attivando il cronometro. Oltre a una pozione di trasformazione, un'altra pozione di trasformazione, una rugiada del mattino, c'è un diario e una pietra druidica predatore. Pianta del rospo. Quindi ora andiamo un attimo in inventario. La pietra druidica predatore. Ecco, con questa pietra lui può trasformarsi in un predatore. Andiamo a vedere un attimo. Documenti, diario, diario del druido Acor. Buona parte di questo testo non è più leggibile. Sono alla fine del mio, del mio viaggio, ma madre mia natura mia nemica. Sono apparsi dal nulla e hanno attaccato, perciò ho battuto in ritirata in questa direzione. Il tesoro di questa caverna può ancora essere utile. All'alba, quando dormiranno, mi trasformerò in uno di loro e proverò a passare di nascosto tra le loro fila. Acor, custode degli alberi. Ah. Ok. Misterioso il fatto, chissà chi è Acor. Qui vabbè, ho ripiegato fin dentro la caverna perché ho inseguito da molti predatori, ma ce ne sono stati veramente tanti. E ora mi trovo niente. Mi trovo costretto a dover battere in ritirata e andare avanti, perché qui effettivamente le cose le abbiamo finite. Le missioni per Benfredi, Lago, Bensala, Makaresh le abbiamo tutte finite. Non ci rimane che andare a Morasul. Ma io ho sentito uno spadiglio. Se io mi trasformo in uno di loro, appunto... Eh no, devo mettere qui la pietra, chissà perché ora fa così. Dai, non sai saltare. Come vedete, è disseminata la zona di questi predatori. E c'è anche una fitta foresta. Quello che voglio dire è da questa parte, che non ho per niente esplorato. Chissà se c'è uno spiazzo, una cosa. Di fottutissimi umani o sempre e comunque predatori. Non vedo una minchia, ma spero che fra un po' trovo qualcosa. No, non c'è una beata minchia. Comunque questo è il sentiero che porta di là, e ora vi faccio vedere l'entrata nel Varant. Siamo sempre nel Varant, eh? Tra l'altro vi devo far notare, no, c'è la nebbia. Se no vi facevo vedere... Prima non c'era la nebbia e da qui si riusciva a vedere Capodun. Però... vedete quanti ne ho uccisi, e qui dentro è l'entrata del Varant, la famosa via dove più in fondo abbiamo ammazzato i nomadi. E ora, signori, ci vediamo... a nuove novità. Signori, rieccoci. Allora, lì in fondo abbiamo il caro Benito a guardia dell'entrata sud, e qui ho trovato la caverna dove sta l'ultimo, l'altro nomade, signor Sinkar, appunto, che ci hanno detto che dovevamo parlarci. Quindi parliamoci. I am Sinikar, and actually this is supposed to be a hideout. Well, it's not hidden well enough. Obviously not. You can rest here for a while. But don't try anything stupid, and leave me alone. Mi manda Ateras. Ateras sent me. We want to take Bakaresh. How does it look? Are you in? Have you really thought this over? Are you in or not? We'll need the help of the slaves. We have to make contact with them. You can move about the city freely. Find a slave who is ready to fight with us. One who can motivate the other slaves to start an uprising. Then we'll attack. Do that. I'll go to the oasis. We'll meet there. Ok.
Lo schiavo io già ce l'ho. Ed è l'unico che ha un nome più che altro. Se noi ora ci teletrasportiamo al tempio, dove mi teletrasporta esattamente? Dove non doveva? No, vabbè, siamo vicini. Ricordate lo schiavo all'inizio del tempio con la scopa? Bene, era l'unico che possiamo parlarci effettivamente. Quindi ora andiamoci e vediamo cosa ha da offrirci. For la rivoluzione. Murak. Sto cercando I'm sostegno. looking for support. I believe I know what you're talking about, but I don't think I can help you. Listen, you are the only one who can help me. You have to convince the other slaves to join in, and you will. That's dangerous. Of course it is, but it's about your freedom. All right, but words alone aren't enough. I need better arguments. What do you need, and how much? Weapons. We need weapons. At least 3 bundles. You'll get them. And armor. And healing potions. And a few artifacts wouldn't hurt. Get your head out of the clouds. Fine, just get me the weapons. That will have to do. Dove posso trovare pacchi di Where armi? do I get bundles of weapons? Try Jafar, the weapons merchant. Or Silvio. He manages the guard's equipment. Quindi, se io riscendo giù. Proviamo a parlare con questi due, perché se ci possono dare pacchi di armi è sempre buono. Gli armi ci servono come il pane. Appunto, come ho fatto a non vederlo? Ecco i 3 pacchi di armi. Proviamo a vedere in ogni capanna, magari c'è qualcosa. C'è qualche pacco di arma in più. E poi da Jafar. Signor Jafar Aldo, lui è Jafar, giusto? Sì, ma non ha pacchi di armi. Sempre se non li nasconde dietro casa sua. Proviamo a parlare con Jafar, vediamo se si sblocca una nuova linea di dialogo. No, pensavo magari potevamo comprare da qua, invece no. Solita cosa. Fatto ciò, non voglio iniziare la rivoluzione perché so già di perdere in partenza, sono troppi. Ci vediamo all'accampamento dei nomadi quando possiamo parlare di nuovo con la. Con sì, con Skinner, signore. Andiamo a parlare con Skinner. Dai, vediamo se ci mette una gabbia con dei topi. No, perché non conoscesse Skinner. Lasciate perdere. Ci vediamo all'oasi. Rieccoci, signori, allora. Parliamo con Sinkar. There's nothing like a warm fire. Ah, non c'è niente da dirci. No, niente di niente, niente. Quindi niente, lì dobbiamo iniziare la rivoluzione e tutto quanto. Per ora, signori, direi che comincio a mobilitarmi verso Morasul. E quindi ci vediamo alle porte di Morasul, o fino a quando non succede niente di particolare. Non voglio registrarvi tutto il viaggio come prima, perché fino a quando succedeva qualcosa di divertente, beh, ecco, si vede là in fondo. Fino a quando succedeva qualcosa di bello, di divertente, era un conto. Ma qui nel deserto, cosa vuoi che succeda? Al massimo troviamo qualche sciacallo, qualche scavaragno in mezzo a dare fastidio. Fine della discussione. Quindi ci vediamo quando succederà qualcosa di interessante. Signori, non so se l'avete visto, ma mi ha dato 1000 esperienza e dice ho completato la missione raggiungi Al-Shedin. Ora, non so che cazzo è Al-Shedin, però. Ah, e nel mentre ho ammazzato un bel po' di ogre. Che stavano qui a guardia. With what? Ricarica. Ricarica. Puttana Eva, non ne ho visto la vita, ma non ci credo. Ci rivediamo quando siamo dove eravamo. Rieccoci, signori. Allora, mentre camminavo verso Morasul, qui proprio accanto al tempio, oltre ad aver trovato delle rovine interessanti che però non ho esplorato, ho trovato lui. Lui chi può essere, secondo voi?
se non Lester. Hey Lester, how did you fare? The orcs caught me near the pass and dragged me through the desert. First they made me dig, but then they found out I could read the ancient tablets. That gave me some kind of special status. Man, those tablets are fantastic. They contain a lot of rubbish, but I can feel my magical powers growing. I can even sense the magic flowing through the ruins. I let Tamkosh know about the keys. Now he wants me to open the temple for him. Hai delle tavole di pietra? Do you have any stone tablets? Here, take these. I'm finished with them. Grazie, gentilissimo. C'è qualcosa di strano in te. There's something odd about you. Hey, wait a minute. What's that I smell? You smell like you walked through a field of swamp weed. Oh, that. Yeah, I've got some here. Brought it from Lago. Hey, I took a little gold from the orcs. I don't suppose you would sell me some. Vendi pacco di erba di paludo. Here, take the whole package. Thanks, man. That's what I call a true friend. Hai già trovato qualche chiave? Have you found any keys yet? See? I knew that's what you came here for. I found one, near the ruins of the healers. Be careful, Tamkosh wants the amulet for himself. So if we want to enter the temple, we should get rid of him and his orcs first. Hai un piano? Have you got a plan? We're going to need the help of the nomads. You should see to that. Satrus is here too. I bet he's gonna help you. I see. Dammi la tua chiave. Give me your key. Here's the key to the temple. I am ready to follow you if you should need my help. Mentre mi ha dato due tavolette. Quindi antica conoscenza arriva a 66. Poi per il resto, guerriero, esploratore. What's wrong, Mora? It is time to sleep. Orco. Non me ne ero accorto, guarda che era un orco. Prima di andare a parlare col papo. Mio Dio. Qualcuno mi spari. Prima di andare a parlare con il capo, vediamo cosa c'è di interessante nei dintorni. Prima di tutto il letto lo uso perché fuori c'è un tempo di merda e più preferisco dormire fino all'alba. Grazie, gentilissimo. Tamkosh. Cosa stai facendo qui? What are you doing here? We're opening the temple, Mora. And you? Where's your shovel and why aren't you digging? Apriamo il tempio insieme. Let's open the temple together. We are warriors. We do not bargain with Moras. But no. Make yourself useful, Mora. Ok. Ma perché c'è sta tempesta? Prima di fare gesti avventati d'ogni sorta, io preferirei arrivare a Morasul. Se io prendo questa via, che è una specie di canale, voglio vedere dove porta. Anche se non stiamo seguendo la via, però. Meglio seguire la via, va. Quindi signori, ci vediamo a Morasul, o quantomeno alle porte di Morasul.